faccio dare. Sì, dimmi. Ma chi stai chiamando? Il sarto, io. E perché? Com'è? Perché è meglio te fare un vestito in culo che te porto a mangiare, io. Sì, tutto a posto, mi faccio dare le misure, come. Ragazzi, buonasera, mi trovo a Torre del Greco, di preciso a Canova Urbana, che è un localino molto caruccio che tanti di voi mi avete segnalato per fare aperitivo. Qui fanno tante cose buone da mangiare, fra cui panini, taglieri, piatti della tradizione partenopea. Andiamo a mangiare. Ciao Ciro, cosa mi proponi per oggi? Allora Chiara, per oggi ti propongo un antipasto e un tagliere, che okay, sono per 2/3 persone. Oggi stasera il cazzo fanno una challenge, però se mangia. Ok? Posso? Perfetto. Chiara, questo è il nostro antipasto canoro. Allora, trovi frittatina a ragù napoletano, fiori di zucca ripieni di ricotta, polpettina a ragù, parmigiana di melanzane, mozzarella di bufala, frittatina alla genovese con crema di genovese, bruschettina con pomodorino, bruschettina, salsicce e friarello. Ragazzi, mi è arrivato l'antipasto, guardate che meraviglia. Iniziamo con la parmigiana. Allora ragazzi, al primo impatto la melanzana è veramente soffice, non è molto unta ed è piena piena di sugo. Ragazzi, parmigiana finita, andiamo di frittatina alla genovese, frittatina al ragù, guardate come fila. Andiamo di fiori di zucca, la manutura sembra bella croccante e guardate quanta ricotta. Le polpettine, bruschetta classica, bruschetta con salsicce e friarielli. Terminiamo l'aperitivo con una bella mozzarella di bufala campana. Ok raga, antipasto spazzolato, ciò che ho amato di più sono stati la parmigiana e la frittatina alla genovese, nel mio cuore. Allora Chiara, mentre aspetti il tagliere, ti ho preparato questa porzione di patatine con provola e porchetta. Va bene, guardate che carine. Mangiamo. Ottime patatine, poi davvero abbondante la porzione. Cioè quando diceva che una porzione del genere per 2 o 3 persone, dicevano la verità. Ora, come promesso, abbiamo il nostro tagliere canova. Abbiamo mortadella al tartufo, salame al tartufo, salame di cinghiale, questo è un salame all'agnello e salame Napoli, capocollo da Martina Franca, lonzardo di cinghiale che viene dalla Sardegna, questo prosciutto qua è gazzolo da Parma, poi abbiamo prosciutto cotto di Praga affumicato, e questo qua invece è una pancetta al pepe nero. Come formaggi abbiamo pecorino al pepe nero, questo è un formaggio che ha 3 latti, questo qua invece è uno stravecchio veneto, invece questo è proprio un pecorino che mi fa un pastore in Calabria, questo è un miele rovo che fa i Monti Lattari, confettura al fico, e questo qua invece è la bicocca. Poi ci sta il passion fruit che serve alla fine per pulire un po' il palato. Iniziamo. Ragazzi, terminiamo col salamino. La marcia in più è che si percepisce che non sono i classici salumi acquistati al supermercato, ma proprio i prodotti artigianali. Allora Chiara, tutto a posto? Com'è andato? Andata bene, però io ancora fame. Ancora? Vogliamo di nuovo sfondi? E tu posso fare una ciabatta? Faccio una bella ciabatta con un porchetto parmigiano, ma va bene, ce la fai? Certo. Vado. Vai, vai. Ecco a te Chiara, la nostra ciabatta canova, parmigiana, melanzane rosso, porchetta a provola e patate al forno. Ragazzi, oltre al discreto peso specifico, anche un bello spessore. Assaggiamo. Ragazzi, porchetta bella succulenta, parmigiana bella sfiziosa e le patate si sposano ben bene con tutto. Ultimo morso. Ciro, una cortesia, ma ho un crostone artistico. Voglio veramente ancora. Sicuro?
Juve e Mezzana Viglia. Vabbè. Ecco a te, Chiara. Rostone artistico. Ma che carino. Roast beef, stracciata di bucola sotto. Rucola, scaglie di grana. Vediamo se questo sazierà la mia fame. Crostone finito e come dicono a Napoli, non se passa al naso. Ciro! Il dolce per favore! Ciao! Ma veramente pure il dolce? Per il dolce c'è sempre uno stomaco a parte. Vabbè, andiamo. Ecco a te, Chiara, ti ho portato Sua Maestà, la crostata della babà. E così spero che ti firmi a capo. Grazie, sto fississima al taglio. Grazie, è la crema più buona che abbiamo mangiato. Che buonissima! Ragazzi, ultimo boccone. La crema più buona della mia vita, l'ho letteralmente divorata. A Torre del Greco, infatti, la crostata della papaiola la potete trovare solo da Canova Urbana. Ragazzi, cenetta finita, ho mangiato da Dio da Canova Urbana, quindi se passate dalle parti di Torre del Greco, provatelo. Faccio notare? Sì, dimmi. Ma chi stai chiamando? Il sarto, io. E perché? Com'è? Perché è meglio te fare un vestito in culo che ti ha portato a mangiare, io. Sì, tutto a posto, mi faccio dare le misure, come.